Amici di Capriente, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento. Come ogni lunedì siamo in rigorosa diretta sul canale 271. Un saluto affettuoso a Gerry Tucci in cabina di regia. Buonasera e ben ritrovati. Secondo appuntamento consecutivo per la nostra Mary Giglio. Buonasera, ben ritrovata. Buonasera a tutti. Mary, che settimana è stata? Tranquilla, piacere e novità della trasmissione. Molto bella, molto entusiasta della situazione. Complimenti da tutti e sono ancora in più persone a seguirci adesso. Poco alla volta ci seguono come ogni lunedì sera. Allora ringraziamo come sempre i nostri tecnici impegnati nel nostro weekend calcistico, che weekend l'ultimo appena trascorso. Allora rompiamo il ghiaccio dando il benvenuto ai nostri ospiti in studio. È un centrocampista dinamico in seno alla Fragolese, ringraziamo la società Rossoblu per averlo mandato qui stasera nei nostri studi. Diamo il benvenuto al centrocampista Nicolas Pesce, buonasera. Buonasera. Tutta Portici sogna, grazie al suo presidente e non solo, presidente Lorenzo Ragusto, buonasera. Buonasera, buonasera. Tutte piazze in fermento stasera, la capolista della regione A di promozione, mister del Casoria, la Viola del Sud, mister Vincenzo Lamanna, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Ricordiamo, Mary, la messaggeria al 347 038 4284 per poter mandare i messaggi nel corso della diretta, li leggeremo tutti. Rompiamo subito il ghiaccio dando lettura a risultati e classifica Serie D Girone. Allora, partiamo con Castrovillani Sersale 2-1, Due Torri Gea Virtus 0-2, Frattese Sarnese 0-0, Gela San Cataldese 0-0, Gragnano Gladiator 4-0, Pomigliano Palmese 1-1, Roccella Cavese 3-1, Sicula Leonzio Rende 2-2, Turris Aversa 0-1. Scalpore la sconfitta interna della Turris, continua la marcia vincente Ligea Virtus Corsani in trasferta che comanda il Gioni. Leggiamo la classifica. Al primo posto troviamo Ligea Virtus con 33, Gela Cavese 26, Turris Sicula Leonzio 25, Rende 24, Pomigliano 22, Gladiator 21, Palmese 20, Frattese 19, Gragnano San Cataldese 17, Aversa 16, Roccella 15, Sarnese 13, Due Torri 9, Castrovillari 8, Sersale 4. Dando lettura alle tabelle di classifica ci colleghiamo con lo stadio Liguori per commentare con i nostri ospiti in studio questa vittoria dell'Aversa Corsara allo stadio Liguori. Nicolas Pesce, dando uno scorcio osservando questi risultati, te l'aspettavi la vittoria dell'Aversa contro una Turris in gran spolvero, tre vittorie consecutive, Aversa è un po' il risultato della giornata? Sicuramente questa vittoria dell'Aversa è una sorpresa, no? Certo. Nessuno se l'aspettava perché la Turris stava facendo bene, così. Ci stanno i risultati di giornata, la carica del mister Chianese. Mister Lamanna, la vittoria dell'Aversa te l'aspettavi allo stadio Liguori? Sicuramente non si aspettava nessuno, anche perché la Turris è una delle candidate alla vittoria finale. Purtroppo non è la prima volta che la Turris incappa in questa sconfitta. Questa è una sconfitta che fa male, questa sconfitta è pesante. Diciamo, anche perché da oggi in poi secondo me non può sbagliare più partita, perché se vuole arrivare prima o tra... quantomeno qua bisogna la Turris per forza, come blasone, vorrebbe vincere il campionato. Certo, questi tre punti allo stadio Liguori, tre punti che rilanciano la compagine gara al presidente Ingine Spezzavere, vediamo inquadrati i ragazzi della scuola calcio del settore giovanile Corallino, l'entusiasmo perché l'appuntamento era importante, ma è innegabile che questa battuta d'arresto, qui vediamo il gol del vantaggio dell'Aversa, la battuta d'arresto è una battuta che fa male. Ricordiamo, giovedì si tornerà in campo, non si disputerà la gara Turris Gela, quindi appuntamento a domenica prossima a Pomigliano. Grande la legittima l'esultanza dei giocatori aversani. Abbiamo parlato della Turris, invece a tuo avviso la situazione in casa Aversa Romana dopo questa vittoria era una situazione a rischio per gli amici aversani, tre punti che ridanno serenità all'ambiente. Certo, sicuramente, anche perché l'Aversa poi è una squadra fatta di giovani e Chianese sta facendo un ottimo lavoro, insomma piano piano bisogna pure tirarsi fuori e sicuramente ci sarà più entusiasmo e da domenica penseranno a fare bene. Vediamo il colpo di testa di Picci, sfortunatissimo nel finale. Tu parli di giovani e onora una società che crede fortemente
su un gruppo ben affiatato. Alla fine occorreva, a mio avviso, una vittoria svolta, chiave della stagione, vittoria è arrivata. A questo punto cambiano le motivazioni, le quotazioni in casa Aversa, che giovedì ci sarà Aversa Pomigliano, l'occasione per poter continuare la striscia positiva. Certo, penso di sì, anche perché già stavano facendo bene, qualche risultato non veniva, ma ho visto qualche partita, stavano già giocando bene. Adesso verranno pure i risultati, perché una squadra che gioca bene non può sempre perdere. Dire. Se Chiaro. Uno gioca bene ne perderà poco durante il campionato. E l'Aversa è una squadra che gioca bene al calcio. Triplice fischio finale, vince l'Aversa. Colleghiamoci con lo stadio Liguori per vedere il nostro contributo realizzato da Salvatore Grasso al post gara con l'intervista realizzata dal presidente dell'Aversa Normanna, l'ingegner Spezzaferri. 2 ottobre, dopodiché noi abbiamo subito una serie di vicissitudini dovute a una situazione che si è creata ad Aversa per la gestione dello stadio che noi abbiamo, e da quel momento probabilmente anche questo ha portato un po' così nell'ambiente un attimino di perplessità. Presidente, questa è la vostra seconda vittoria in trasferta, però vincere qui contro la Turris ha un sapore diverso. Sicuramente una partita importantissima, perché oltre ad essere un derby, la Turris è una delle squadre più attrezzate per questo campionato, quindi effettivamente riuscire a portare 3 punti a casa da questa trasferta diciamo che è quasi inaspettato. Diciamo che noi abbiamo allestito, secondo noi, un buon gruppo di giovani, principalmente di giovani, perché la mia idea è questa categoria va fatta in questo modo. E siamo partiti così, certamente adesso all'apertura alla finestra di mercato che si è aperta abbiamo pensato di inserire, di fare qualche entrata, di inserire qualche ragazzo più esperto come Scalzone, Ramaglia, Trofo, che sono dei ragazzi che ci hanno dato un po' di quella tranquillità ai ragazzi per poter portare a casa un risultato come quello di oggi. In bocca al lupo, complimenti per la vittoria dell'Aversa, un saluto agli amici corallini. Compagine Alessi, tutto rispetto per dar filo da torcere fino alla fine, una società che davvero punta a ambizioni di vertice, un incidente di percorso ci può stare, il campionato è lungo per poter raddrizzare la barca quanto prima. Da un campo all'altro, Pomigliano, pareggio tra Pomigliano e Palmese, lo commentiamo con chi ha seguito la gara in diretta telefonica con noi, il nostro inviato, il collega Alfredo Fanire. Pronto Alfredo, buonasera. Sì, buonasera Mario, a te e a tutti gli ospiti presenti in studio. Alfredo, sei d'accordo? Grazie del tuo intervento. Prima di mandare in onda le immagini, un tuo pensiero su quanto accaduto nel pre-gara. Le due squadre sono scese in campo con una discerta, a te la parola per presentare l'evento. Sì, Mario, questa sera permettimi, sì. Non voglio parlare di calcio, anche perché tu sei un grande professionista, un giornalista 100 volte meglio di me, quindi lascio a te il commento di Pomigliano Palmese. Io volevo invece avere 2 minuti a disposizione per parlare della partita più importante, quella che è per la vita, che si è giocata prima della partita. Questo per dire no alla SLA e per dire a Peppe Panico non mollare. Peppe Panico, volevo spendere 2 parole, sì. È una persona semplice, una persona buona, di sani principi, un esemplare padre di famiglia, ma soprattutto è anche un collega di lavoro. 5 anni fa è stato colpito da questa terribile malattia che l'ha pian piano ridotto su una sedia a rotelle. Peppe non mollare è la voce che tutto Pomigliano e la famiglia, i colleghi di lavoro, tutti insieme hanno gridato allo stadio. E volevo sottolineare questa grande iniziativa di tutto il Pomigliano Calcio, che ha dato un grande contributo per la ricerca, un gesto importante che fa onore al presidente e a tutta la squadra. Alfredo, grazie a questo tuo intervento. Magari noi continuiamo, ma Gerry, partiamo con le immagini. Alfredo, tornando al calcio giocato, sì. Il tuo pensiero su questa gara. Che gara è stata tra Pomigliano? Un gol per tempo, a tuo avviso il pari è giusto? Sì, io penso che il risultato alla fine sia il risultato più giusto, anche perché ho visto un primo tempo con una buona Palmese che è passata in vantaggio, ha avuto anche un altro paio di occasioni, anche se il Pomigliano ha colpito un palo, però ho visto la squadra leggermente in difficoltà, molto lunga, non accorciava subito sulle seconde palle,
e quindi poi nella ripresa è cambiata un po' l'inerzia della partita, il Pomigliano si è riorganizzato, ha raggiunto il meritato pareggio, poi nel finale ci sono avute occasioni da una parte e dall'altra. Penso che poteva vincere il Pomigliano, come queste sono quelle partite strane che si possono poi alla fine anche perdere. Tutto sommato io posso dire che il pareggio sia il risultato più giusto al termine di una bella partita, molto combattuta da ambo le parti. In questo momento il calcio di punizione di Moracci che si stampa sulla traversa. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato, sul parziale di 1-0 per la Palmista. Nella ripresa mister Sirone tenta tutte, il gol del pari arriva con il Re Leone di Pomigliano, Vincenzo Pisani, l'ennesima perla stagionale, un bel attaccante. Sì. Davvero un bel gol quello di Pisani. A questo punto il destro, vediamo inquadrato Valentino, l'esterno d'attacco, Granata, sì. Le squadre vanno negli spogliatoi. Che aria si respirava durante l'intervallo, Alfredo? C'era la sensazione, la consapevolezza di poter ribaltare il risultato? Ma sì, perché ho visto il Pomigliano rientrare subito in campo con la giusta grinta. Questa infatti è un'occasionissima di che Alfano. Alfano ha sprecato dopo un delizioso invito di Pisani. Pisani che è stato un po' il mattatore di questa partita. 64esimo in questo momento il gol di Pisani. Il gol, ecco, vedete un rasoterra che lambisce proprio il palo dove il portiere non può arrivare. Ed è tutto meritato questo gol, non solo per il Pomigliano, ma anche per la prestazione personale di Pisani. Certo, poi, bel gol. Diciamo sì. Che sì, dopo questo gol anche la Palmese ha avuto qualche occasione che poteva passare in vantaggio, come qualche altra buona occasione l'ha avuto anche il Pomigliano. Direi questa è l'occasionissima per la Palmese, siamo al 78esimo, guarda cosa che gol fallito, 78esimo. È entrato De Marco. Ha sbagliato un gol che era più difficile sbagliare che segnare. Perfetto. E poi questa è la punizione finale di Moracci che si è impranta sulla barriera e qui si spengono poi le speranze del Pomigliano di portare a casa questi tre punti. Ma ripeto, mister Seno può essere soddisfatto perché la squadra ha reagito bene, anche se mi sembra che ultimamente il Pomigliano se non prende subito il primo schiaffo non si rialza mai. E nella indole del Pomigliano subire e ribaltare il risultato. Sì. Alfredo, il nostro pensiero è per la famiglia Panico. Peppe stava ascoltando, ci starà vedendo in questo momento, che davvero da Pomigliano parte il nostro messaggio, il nostro appello, che tutte anche le altre società si accodino e per una piccola goccia ma costante, perché per degli amici la parola di incoraggiamento, un sorriso vale più di ogni altro gesto concreto. Sì, che questo che è accaduto a Pomigliano non sia soltanto un inizio, ma sia proprio una catena che possa aggiungersi a tante altre squadre, tante altre società sportive per unirsi e per vincere la battaglia contro questa malattia e per segnare il più bello che poi è quello della ricerca. Chiarissimo. Alfredo, grazie del tuo intervento. No, grazie a te Mario e un saluto a tutti gli ospiti, a Mr. Laman e a tutti quanti. Ringraziamo Alfredo Fanil, il nostro collega, ricordiamo e facciamo Jerry, facciamo rivedere questa maglia, la t-shirt in cui le due squadre, Pomigliano e Palmese, sono scese in campo. Peppe, non mollare il nostro grido, no alla SLA, un messaggio ben preciso. Ringraziamo le due società, sia Pomigliano che Palmese, per aver aderito a questa iniziativa e naturalmente chi era presente ieri allo stadio Gobbato. Colleghiamoci con lo stadio per vedere le interviste realizzate al TVC Fischio Finale. Penso che sia fisiologico per una squadra come la nostra incappare in battute d'arresto del genere, anche se per me battuta d'arresto non è, visto che penso che abbiamo fatto un ottimo calcio, penso che ai ragazzi non vada rimproverato niente e penso che forse stanno facendo qualcosa in più rispetto a quello che c'era stato chiesto. Rientriamo in studio, Mary, qualche domanda per i nostri ospiti? Sì, Nicolas Pesce, centrocampista, classe 93. A Fragolese, tappa importante per la tua carriera? Sì, sicuramente la Fragolese è una grossa piazza. Stiamo esprimendo un buon calcio, il campionato sta andando bene. Non ci nascondiamo perché siamo lì nelle parti alte della classifica e quindi continuiamo il campionato così, domenica per domenica.
Presidente Lorenzo Ragusta, vorrei il tuo pensiero quando ho visto le immagini di Pomigliano. Il messaggio è bello preciso: non la sla, Pep, non mollare. Un ragazzo di 44 anni con due figli, tifosissimo dell'Inter, io lo riderò sempre, forza Inter, anche se sono di fede, Iola, lo sanno tutti, però bisogna incoraggiare, sostenere sempre la ricerca soprattutto. La sfida è difficile, ma dobbiamo crederci. Sì, direi nel calcio delle volte noi proviamo un po' a trovare delle distrazioni, a divertirci, a cercare un diversivo, passioni, poi queste notizie, queste cose ti fanno anche riflettere, non ti fanno perdere il contatto con la vita. E in realtà il calcio vedo che è molto impegnato su questo aspetto della SLA e adesso anche nel dilettantismo, tra noi società, si sta sviluppando, è una cosa sulla quale ci dovremmo lavorare un po' tutti. E quello è un'iniziativa interessante che andrebbe anche ripetuta in altri campi e in altre società. Certo, noi ci accodiamo. Allora, risultati e classifica di eccellenza, dell'eccellenza del Girone A. Quanto è bello questo torneo, c'è equilibrio, rallenta la marcia la capolista, ex capolista del torneo San Giorgio, 0-0 a Mondragone. Vediamo il risultato dell'ultimo turno. Vai Mary. Barano Marignanese 2-1, Isola Procita Hermes Casagiove 7-0, Mondragone San Giorgio 0-0, Portici Sessana 1-0, Real Albanova Real Forio 2-0, Savoia Casalnuovo 2-2, Virtus Vulla Neapolis 2-4, Vissa Fragolese Piemonte 3-0. Veniamo alla classifica a comando del torneo, la Fragolese con 32 punti, ma come dicevamo c'è grandissimo equilibrio perché seguita ruota da Portici e San Giorgio con 31. Vediamo la classifica, dai Mary. Vissa Fragolese 32, Portici San Giorgio 31, Savoia 30, Casalnuovo 24, Isola Procida 23, Barano 21, Sessana Real Forio 18, Marignanese 17, Mondragone 15, Virtus Volla 11, Piemonte 9, Neapolis Real Albanova 7, Hermes Casagiove 3. Ahimè, fanalino di coda l'Hermes Casagiove con 4 punti, abbiamo parlato dell'equilibrio, ma anche si accende questa lotta a salvezza con il sussulto della Real Albanova. Mister Lamanna, un sintesi, un tuo giudizio sui risultati. Il campionato, questo di eccellenza, è una serie D, diciamo. Anche perché bellissimo davvero. Gli ultimi anni in questi campionati se ne sono visti pochi. Squadre attrezzatissime, a Fragolese, Portici, Savoia, fino alla Sessana, diciamo, in classifica stanno tutti là che si possono giocare il campionato e i playoff. E che ti devo dire? Sono i risultati di ieri quasi tutti scontati, tranne quello del Savoia, che purtroppo ha pareggiato in casa con il Casalnuovo, ma il Casalnuovo non è da meno alle altre. Il Casalnuovo è stata attrezzata pure per vincere. Il Savoia non ha fatto, cioè non è riuscito a vincere. Il Portici a Mondragone ci sta, il San Giorgio a Mondragone il pareggio ci sta, anche perché il Mondragone si è attrezzato pure bene, pure lei. Il Portici tiene bene il campo, ha una squadra che gioca bene, come la Fragolese, e in casa hanno sfruttato al meglio il risultato. Mondragone rinnovato, rallenta la corsa dopo 8 vittorie consecutive il San Giorgio. In diretta con noi il segretario del Mondragone, Salvatore Papa. Salvatore, buonasera. Ciao. Buonasera, ciao, Salvatore. Mario, buonasera, ciao. Allora, grazie del tuo intervento, la prima volta nel corso della stagione. Mondragone-San Giorgio 0-0, ieri ripresente. Che gara è stata? È una gara tosta contro una grandissima squadra. Sì. Che secondo me ambisce a vincere direttamente il campionato. Noi l'abbiamo messo sul piano della forza, della fisicità, e grazie al mister che ha indovinato mosse a centrocampo abbiamo, diciamo, limitato molto Vitagliano, che è il cuore e il cervello di questo San Giorgio, senza dimenticare che sugli esterni hanno Coraci e Signorelli, che non scopro io. Un Mondragone rinnovato, due acquisti se non sbaglio, Carnicelli e Basso pronti dal primo minuto, insieme alla novità Aprile, al ritorno di Improta in attacco. Questi sono i volti nuovi del Mondragone. Sì, attendiamo un altro centrale proveniente da un'altra città di eccellenza, penso che tra oggi e domani dovrebbe firmare. Molto contenta la prestazione di Basso, di Carnicelli, che ci dà molta quantità in avanti e ci dà anche quella profondità che il mister cercava.
Che idea ti sei fatto del San Giorgio, Salvatore? Ma è una squadra tosta, tecnicamente fortissima in avanti, con i due esterni di attacco forti, e poi un portiere che può giocare tranquillamente libero in qualsiasi formazione, capisci? Non lo scopro io, è un grandissimo portiere, un grandissimo uomo. E un ringraziamento alla San Giorgio come società, perché sono persone per bene, persone amiche, persone molto amiche. Salvatore, grande festa di fair play a Mondragone, l'ennesima, come ogni gara interna, continua il lavoro dei presidenti Miro Lampidiello e Fabio Del Prete. Ci siamo posti da quando il presidente Lampidiello ha iniziato il calcio in prima categoria, poi c'è stato abbiamo pagato l'anno scorso con una retrocessione, abbiamo imparato. Sì. Che bisogna lottare, e poi il fair play, vabbè, quello fa parte del calcio, del nostro modo di vedere il calcio, perché per noi sono avversari sul campo e amici fuori dal campo. Il campo è una cosa, fuori che questa è un'idea nuova che stiamo dando alla città. Ma è giusto stemperare, è legittima, credo, che ci sia l'adrenalina, perché ognuno vuole vincere naturalmente facendo interesse alla propria squadra, ma al tipico fischio finale, come nel pre-gara, grandissima il fair play, bisogna stringere sempre la mano agli avversari per mantenere ottimi rapporti con le società, perché calcio, ricordiamo, il fair play è davvero aggregazione. Ma tu lo sai, possiamo sbagliare noi fuori, certo. Sbagliamo scelte, sbagliamo cose, sbagliano i calciatori in campo, ma poi finita la partita si ha a che fare con persone, sia i calciatori che i dirigenti. Persone che incontriamo per strada, incontreremo sui campi di calcio, e noi vogliamo andare a testa alta sui campi di calcio di ogni città che ci sta ospitando, e devo dire che ci stanno ospitando con onore, e noi con onore li attendiamo sempre a Mondragone. Mondragone ha bisogno di questa squadra per far capire che Mondragone è una città nuova, una città dove si vive bene, sereni, e il calcio sta facendo spero che il calcio faccia da traino a questa città. Che importante, i calciatori del Mondragone ricevono l'applauso dello sportissimo pubblico locale. Il presidente Fabio Del Prete alla vigilia è stato chiaro, al termine della gara ieri sera: salvezza, questo deve essere l'obiettivo da conquistare, soprattutto al Conte, deve essere un fortino inespugnabile, però alla luce delle ultime prestazioni questo obiettivo è nelle corde dei ragazzi di mister Amorosetti. Credo che siamo in linea con i programmi, tranne qualche partita dove abbiamo fallito, ma tu sei l'eccellente, certo. Specialmente quest'anno. Una D2, ormai parliamoci chiaro. Una D2, perché quando vai a incontrare la Fragolese, poi Castelnuovo, Isola di Procida, lo stesso Barano che sta facendo un campionato eccezionale, il Forio che ci ha battuto in casa, eppure a 96, ma comunque sono squadre, certo, dure a morire. Domenica andiamo a casa Giove, la tratteremo come abbiamo, cioè nel senso calcistico, come la Fragolese, il Pozzo e tutti quanti gli altri. Poi certo c'è la differenza tecnica con le altre squadre, noi li rispettiamo, rispetto per tutti, paura di nessuno. Salvatore, grazie del tuo intervento, ti aspettiamo nei nostri studi quando vuoi. Grazie, un saluto agli ospiti, grazie. Ti ringrazio. Marco. Colleghiamoci con lo Stadio Conte per il contributo realizzato al tipico fischio finale dal nostro grande tecnico Vincenzo Truosolo. Il gol, non ho niente da rimproverare, ragazzi, hanno fatto la partita per come si doveva, su un campo difficile, veramente difficile come questo, con un avversario che ha messo tutto quello che aveva in campo. Alla fine il rammarico è di non aver fatto gol, anche perché ci siamo andati vicini sia nel primo tempo che nel secondo tempo, con qualche situazione dubbia da parte dell'arbitro nel secondo tempo, però quello che abbiamo da recriminare è le nostre occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo visto il calcio, a parte ringrazio la società, che è inutile da sottolineare la sua ospitalità che ci hanno reso, ma abbiamo visto i ragazzi in campo che se la sono giocati. Diciamo, il campo del Mondragone è un campo tosto per tutte le squadre, andare via col pareggio già è importante. Questo è quello che voglio ringraziare tanto è la società per come ci hanno accolto, i dirigenti e i presidenti, grazie mille. Una bella partita, una bella prestazione della nostra squadra, non era semplice e facile giocare contro la prima classificata, il San Giorgio, a cui faccio i complimenti e un in bocca al lupo per il prosieguo. Una grande squadra, il San Giorgio è venuta chiaramente per fare il risultato, noi abbiamo gestito bene la partita, ci è piaciuto molto e faccio i complimenti al nostro mister e alla nostra squadra.
una grande società del San Giorgio, a cui voglio ringraziarli per la splendida amicizia che ci lega tra le due società. Veramente di cuore un in bocca al lupo per il prosieguo e che possano vincere il campionato di vero cuore. Purtroppo abbiamo deciso, io, il mister e la società, di fare questi cambiamenti. Crediamo di aver fatto bene. Ringrazio, anzi ne approfitto di ringraziare i giocatori che sono andati via. Li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto e facciamo in grosso in bocca al lupo i quattro, e domani arriverà un altro difensore, che ci possono dare una mano a tutto il girone di ritorno di fare un buon campionato e di salvarci nei migliori modi possibili. Noi avevamo bisogno di altre caratteristiche, voi per la nostra classifica, voi soprattutto per un certo tipo di gioco che io avevo in mente, però non è ad andare a sminuire chi c'era prima. Sicuramente oggi si è visto un Mondragone voglioso, un Mondragone determinato. Bocca al lupo alle due squadre, società, sia al Mondragone che al San Giorgio. Mary. Domande. Presidente del Portici, Lorenzo Ragusta. Dove può arrivare il Portici? Dove può arrivare il Portici? Ma il Portici si sentono tutti, no? Quando parlano siamo di 2, 4, 5 squadre, quindi ci sta chi ne nomina 3, chi ne nomina 4, chi omette qualche squadra. Il Portici può arrivare insieme a tutte quelle della colonna di sinistra, può arrivare a vincere il campionato, ma insieme al mio, così ho conosciuto stasera Pesce, il giocatore della Fragolese, l'avevo visto in campo, lo vedo per la prima volta da vicino, insieme alla Fragolese, al Savoia e a tutte quelle che sono, direi, nella parte sinistra, ecco lì, ci metto ancora il Forio. Sono squadre che, lo dite voi, ma è realmente così. Il resto basta guardare i numeri, 32, 31, 30, 30. Il Casalnuovo ha fatto 2 pareggi su 2 campi importanti da noi, 3-3 a Savoia. Mi interrompo, Presidente, scusami, hai citato il pareggio del Casalnuovo, partiamo con l'immagine, lo stadio giro per quest'altra partitissima di giornata, scusami. No, dicevo che quindi è tutto completamente aperto, il Porto ci vuole arrivare dove vogliono arrivare tutte le altre, perché segretamente, ma tanto per dire segretamente, puntiamo tutti a qualcosa di importante. Se poi non ci arriviamo proprio come primi, ci vorremmo arrivare per secondi, per Coppa Italia, ma tutti credo che abbiamo gli stessi obiettivi, almeno le squadre che oggi veramente si sta disputando un campionato di eccellenza, che erano anni che non c'erano 4-5 pretendenti al titolo, e non c'è niente da meravigliarsi se una delle prime 5 in classifica vince questo campionato, e quindi questo dà la misura del valore di questo girone. Mister Lamanna, serviva agli uomini di Mister Cittadelli una bella risposta, una reazione bella, convincente, che è arrivata al giro contro il Savoia. Commentiamo queste immagini, bella prova dei ragazzi di Mister Cittadelli. Sì, ma Cittadelli sta facendo bene da quando è subentrato, sinceramente. E non è facile, sai benissimo, entrare sì, al campionato in corso. Pure perché una squadra che non ha fatto lui, comunque lui è Cittadelli, è un uomo di calcio, uno che ha sempre fatto calcio, sia da calciatore che da allenatore, ha sempre fatto bene. E da quando sta lui, da quando c'è lui, diciamo che la squadra è rinata, stanno facendo risultato. Non perché prima, purtroppo per Carlo Sanchez all'inizio una squadra tutta nuova, ha avuto delle difficoltà, e Cittadelli adesso sta raccogliendo i frutti del buon lavoro che sta facendo lui e che ha fatto pure Sanchez prima. L'attaccante Scippa ritrova il suo maestro Cittadelli, sembra rinato con l'avvento del nuovo tecnico. Scippa in rete ieri al Giro, ma è tutto il gruppo che sta facendo bene. Il direttore Richiello è ambiziosissimo, vuole rilanciare la sfida alle altre contendenti preannunciando dei nuovi imminenti acquisti in Casa Granata per rendere bello e competitivo questo torneo. Ho citato Scippa, vediamo lo splendido colpo di testa di Fabio. Scippa è stato, è il mio pupillo. Il pupillo di tanti. Scippa sinceramente l'ho avuto con me a Santa Anastasia. Uomo spogliatoio. Un ragazzo serio, un ragazzo che ci puoi contare sempre, uno che fa sempre gol, insomma. Non ne fa tanti, però quello che fa sono pesanti sempre. Scusami, da un attaccante all'altro abbiamo citato Scippa, grande attaccante del Savoia, Esposito. Bellissima e pregevole questa doppietta, 2-1, gara incerta fino alla fine, prima della rete del Maturata con caso naturale sul calcio di rigore. Questo pareggio rallenta le ambizioni, abbiamo parlato del Casalnuovo, invece il tuo jiu-jitsu sul Savoia, rallenta le ambizioni del Savoia? No, il campionato è ancora lungo. Tanti scontri diretti. Sì, ma non adesso, diciamo che da dicembre in poi, da gennaio in poi inizia un altro campionato, si sono rinforzate tutte, anche quelle che dall'altra parte della classifica, che dall'altra parte
della classifica a destra. Sono il calcio di rigore, scusami, di caso naturale che fissa sul risultato di parità 2-2 questa super sfida. Infatti in casa noi c'è caso naturale e altri giocatori che in eccellenza fanno la differenza, si vede la qualità pure del Casalnuovo. Stavo dicendo che non sei il Savoia, sei che diciamo il Casalnuovo non il pareggio non comporta niente, l'importante è stare lì aggrappati tra uno, due punti, tre punti, stanno tutti lì che si possono giocare il campionato fino alla fine. Nicolas, a tuo avviso quanto contano gli scontri diretti in questo torneo? Sono fondamentali? Visto l'equilibrio che regna. Per come la vedo io, l'importante degli scontri diretti è non perderli, no? Poi certo, le partite importanti si giocano come vanno. Fondamentale. Presidente, a tuo avviso gli scontri diretti quanto saranno fondamentali? Le squadre naturalmente vivono delle pressioni. Sono fondamentali i tre. La prima, mi associo al giocatore della Fragolese, Nicolas, che gli scontri diretti se proprio è meglio non perderli, però bisogna considerare che tu giochi con una delle squadre al vertice, se vinci fai tre punti, se giochi con una delle ultime, se vinci fai lo stesso tre punti, quindi gli scontri al vertice sono importanti perché l'importante è non perdere gli scontri al vertice, poi dipende pure da che posizione stai, ma detto adesso è troppo generico. Però è innegabile che bisogna credere nel gruppo, nella squadra. Ogni squadra ha delle flessioni. In negativo risulta della mano alla società. Questo lo coincise con l'infortunio di Carlo Teruto. Anche tu hai avuto per 20 giorni assente Tommaso Manzo. Sta nella società, nel gruppo, nella tifosi, nelle dirigenze. Sono entrambe dirigenze preparate, ambiziose, mantenere sempre la calma, perché soprattutto quando c'è l'impegno ma non arrivano i risultati la domenica. Guarda, io qua sono attorniato da valenti tecnici, da giocatori, però dico, queste società di dilettanti, perché non dimentichiamo che siamo dilettanti, la cosa più importante è la società. Certo. Oggi non me ne vogliono né giocatori né allenatori. Oggi a Portici si sta facendo c'è un progetto in atto di riportare il calcio a Portici. Però è ovvio che questo tu lo puoi fare con un progetto ambizioso che parte dalla società. Parte dalla società nel senso che tu devi mettere insieme forze imprenditoriali, forze economiche per fare in modo di tirare su una squadra competitiva. Ecco, una volta che l'hai fatta, e noi l'abbiamo fatta insieme alle altre società, uno dei passaggi più delicati è la gestione dei momenti negativi. Ogni squadra, squadra di vertice potrà avere dei momenti no. Si potrà trovare due partite, fa un punto, si potrà trovare. Ecco, l'importante, nel calcio di solito noi fibrilliamo quando abbiamo dei risultati negativi. Forse questo equilibrio, do un consiglio a tutte le squadre che siamo lì nei vertici, il consiglio è di tenere sempre i nervi saldi, anche in caso di risultati negativi, perché quella è la chiave. Se tu tieni i nervi saldi, riesci a superare quei momenti, perché nel ciclo del campionato ci sta che è venuto a loro in un periodo, è venuto a noi, ci sta. E quindi l'importante è la gestione di questi momenti negativi. E qui entra la società, appunto. Colleghiamoci allora con lo stadio, il giro di Torre Annunziata per raccogliere da vivo le dichiarazioni dei protagonisti al TVC Fischio Finale. Della superiorità numerica. Sì, ho detto anche prima ai colleghi, abbiamo fatto bene, siamo venuti col piglio giusto, squadra compatta, unita. E siamo in crescita sotto l'aspetto del gioco, già ma col Portici abbiamo giocato alla grande e anche oggi contro una squadra forte, una squadra che è ben allenata, che è una squadra che ha dei giocatori importanti, un ambiente importante e forte, questo è un ambiente importante, venire a giocare qua non è facile con questo piglio, perciò sono contento dei miei giocatori che hanno giocato una grande gara. Quanto è soddisfatto della prova dei suoi in virtù del campo, dell'ambiente particolarmente ostico qui a Torre Annunziata? Tanto. Soddisfatto tanto perché hanno fatto quello che gli ho chiesto, con grande personalità hanno giocato la gara senza paura, gli ho chiesto non la vittoria ma gli ho chiesto una grande prestazione, perché le vittorie arrivano sotto le prestazioni, e questa squadra era compatta in campo, tra i reparti c'era intesa. In bocca al lupo al Casalnuovo per questo avvincente torneo, regna il grande equilibrio. Mary, che domande per i nostri ospiti? Sì. Mister Lamanna. La Viola del Sud è in festa per questo primato in classifica? La Viola del Sud non è in festa, la Viola del Sud è una squadra
Diciamo che stiamo vivendo un buon momento, però lo sai, i campionati si vincono ad aprile. Noi adesso ci godiamo il primo posto, però non è che abbiamo fatto niente ancora. Stiamo là, ce la giochiamo con tutti, non eravamo partiti per vincere. Ci proviamo perché, come ha detto il Presidente, non ci nascondiamo. Lui ha detto non si nasconde, però l'ha detto in TV. Io lo dico pure qua, noi non siamo la società che si può nascondere, perché abbiamo un pubblico stupendo, abbiamo una società alle spalle che ci fa stare tranquillo, non ci fa mancare niente. Questo è importante. E sinceramente ce ne sono poche in campagna come noi. Siamo là, ce la giochiamo, perché altrimenti non saremmo a Casoria, sinceramente. Bene. Cioè, la prima cosa che fa. Infatti anche lui ci dà la mano, il direttore. È un... Ci crede il Casoria, ci crede il Portici a questo punto, o Nicolas, ci crede soprattutto la Fragolese? Sì, ci crede la Fragolese, non ci possiamo nascondere, certo. Siamo lì. Il nostro futuro è domenica, sempre domenica, perché questo deve essere la nostra forza, la volontà, comunque siamo un bel gruppo, abbiamo alle spalle una società che ci fa stare bene, il mister ci tiene compatti. E sta andando bene. Mister Supp è la persona giusta per questo gruppo. Euforia giusta legata ai risultati, una dirigenza ambiziosa che mantiene sempre un profilo basso. Ma Mister Supp rispecchia in toto quanto chiesto alla società. Si lavora solo durante la settimana agli allenamenti, ma sempre il profilo deve essere basso, come ricordava il presidente Ragusta. Sì, Mister Supp non lo conoscevo. Ora sto cominciando a conoscerlo. È una persona eccezionale. Dopo tutti quegli anni di carriera che ha fatto, una persona umilissima. E sta tenendo un grande gruppo unito, e ci fa stare bene, noi lo seguiamo e andiamo avanti così. Certo. Incredibile come il mister l'ho conosciuto, vabbè, lo conoscevo di nome, un giocatore importante, quindi si conosce, però è incredibile l'umiltà con la quale questi professionisti che hanno fatto si calano poi in questi campionati. Io, oltre a riconoscere, voglio, vabbè, un secondo, giusto per Dino Fava. Il guerriero di Durazzano. Devo dire, tanti grandi Dino Fava. Devo dire, Fava è una cosa, cioè un professionista che ha fatto centinaia di partite in Serie A, ha fatto gol. Fa onore a lui, al calcio, la stessa cosa Mister Supp. Altri professionisti che si calano con la stessa professionalità in queste categorie. È una cosa veramente bella da segnalare. Grande l'umiltà, ventina d'anni fa, quando indossava la maglia della Casertano allo Stadio Vinto, era tutti in prima fila a esultare per il grandissimo guerriero. Adesso abbiamo la fortuna di seguirlo, gli ho stretto la mano qualche anno fa, quando era il vice di Mister Fela. Adesso sta intrapreso questa carriera da capo allenatore, stanno arrivando risultati immeritati. Onore a un signor professionista, ama lavorare in silenzio, non ama fare interviste, mi dicono pure qualche difficoltà nel post gara, perché ama sempre lavorare sul campo, un po' come la linea dei tecnici che amano soltanto il campo e il risultato del lavoro. Mary, primo break, non cambiate canale, siamo in rigorosa diretta, spazio alla pubblicità. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia, perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità e perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno e fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Un'ottima pizzeria, ottimi posti e buoni prodotti. Da Memio Paz si mangia bene, cucina tipica napoletana, pizze e friggitoria anche da asporto. Potrai gustare la birra alla spina. Memio Paz vi aspetta a Cicciano con le sue mille specialità, una più golosa dell'altra. We'll be right back.
Pizzeria da Mimmio Paz e a Cicciano in via Caserta. Eccoci rientrati in studio, ricordiamo il numero per poter mandare i nostri messaggi ai nostri ospiti studio, 347-038-4284. Riflettori puntati sul Portici, continua una striscia positiva per i nostri amici. Presidente D'Agosta, il Portici vincente, che gara è stata? Io l'ho commentata anche, sono anche inflazionato con Capri Event, l'ho commentata anche dopo, è stata una brutta gara del Portici, lo devo dire in tutta onestà, però... Una gara strana che ci ha portato subito in vantaggio, c'è stata l'espulsione di Patrizio e poi dopo abbiamo stranamente sofferto, cioè 1-0, sei in 11 contro 10 e la Sessana ci ha messo anche un po' sotto, senza forse avere grandissime occasioni da rete, però avevano il pallino del gioco ed era strano per una squadra in 10 con noi, una partita... che però dice anche un'altra cosa, che quando queste partite che non le giochi benissimo e le vinci, vuol dire proprio che forse tieni veramente una squadra forte, perché queste partite di solito... Sono dei segnali, dai, sono dei segnali, però non si deve troppo abusare di questi segnali, può andare poi, certo, questa è stata in fondo la partita, non niente di più di questo, però va segnalata per l'ennesima e per l'ultima volta, perciò dico la questione della società. Pensate che qui vedete le immagini del Borsellino di Volla e noi stiamo giocando in casa. E noi giochiamo a Torre del Greco e giochiamo in casa. Facciamo la Coppa Italia col Procida a Marigliano e giochiamo in casa. Certo, queste per noi sono grandi difficoltà e qui il plauso va fatto sia ai giocatori ma va fatto alla società, perché vi assicuro che non è facile anche da un punto di vista organizzativo cambiare. Io mi rivolgo anche un po' ai tifosi del Portici, capisco la loro amarezza, capisco che dicono giocate il mercoledì qua, poi la domenica cambiate, ma noi siamo i primi. E dico un'altra cosa, il campo, il San Ciro, quando ci fai una partita ci devi andare a giocare dopo qualche giorno, è un grandissimo problema. Noi abbiamo una squadra molto tecnica e se la portiamo a giocare sul San Ciro, noi prima di giocare al San Ciro facciamo dei lavori al campo, cioè portiamo sabbia, portiamo terreno, livelliamo le porte, facciamo proprio un lavoro di messa a punto del campo alla meglio, certo non un lavoro approfondito ma si fa. Dopo questo il campo diventa poco agibile e quindi in questa partita però tra poco c'è un highlights, vi dovete vedere, ha fatto un gol in sforbiciata a Manzo che non si vedono in questa categoria, lo dico nell'intervista ma l'ho detto anche al guardalini, cioè, dico, ma come si fa a annullare un gol così? Questo deve restare negli annali come uno dei più bei gol dell'eccellenza. Se l'annulli non ce lo vediamo più. Però grazie a Capri Event ce lo vediamo pure. Ce lo vediamo pure. Presidente, anche per te questa domanda. Alle spalle della capolista Flaculese 32, Portici e San Giorgio 31. Affascinante questo. Questo è il gol che avete detto. Annullato per quale motivo? Ma rivediamo al replay, sì. Fuori gioco sì. Però guardate questo gesto di questo... Splendida la prodezza balistica. Poi non posso dire di la battuta di Manzo che mi fa sempre, ogni volta che mi vedo mi fa sempre questa battuta. Guardate che gol, guardate che gol. Splendido, Tommaso splendido. Ma quasi ne ha fatto tanti di gol. Sì. Bello. Tre punti importanti, augurandoci che la questione campo possa terminare quanto prima, ma è innegabile che
il continuo peregrinare tra un campo e l'altro, si gioca a volo, ma ricordiamo che il Portici giocava in casa, come il problema lo stesso in casa Fragolese, costretto a giocare al Papa di Cardito. È innegabile che giocare dal proprio campo, davanti alla propria tifoseria, darebbe uno stimolo in più. Ma anche, guarda, anche giocare sul campo dove puoi allenarti. Porte chiuse, volla, ricordiamo, porte chiuse. Allenarti sul campo dove poi giochi, prendi pure le misure. Noi ma anche da un posto organizzativo, vi dico che sabato c'erano dei problemi, notifiche di polizia, carabinieri, forza pubblica, cioè c'è dietro anche una macchina organizzativa che delle volte va pure un po' in ebollizione, perché adesso stiamo organizzando per la partita di Coppa Italia, non sappiamo, è un problema. Quindi lo dico ai tifosi del Portici, noi siamo i primi ad amare il San Ciro. Sì, siamo i primi ad amare il San Ciro. Noi ci auguriamo quanto prima davvero di tornare a commentare le immagini dei ragazzi di Mister Borelli dal San Ciro. Abbiamo citato Mister Borelli, allora ascoltiamo le parole dei protagonisti al termine della gara. Cosa faccio? Complimenti alla Sessana era organizzata, allenata bene, quindi squadra che ci ha messo in difficoltà, squadra che ha giocatori importanti, quindi sicuramente la Sessana è una squadra che non merita la classifica che ha. Poi il mio amico De Michele l'ha preparata bene la gara, quindi abbiamo disputato una grande gara sia noi che loro. Noi era difficile, io voglio fare i complimenti ai ragazzi perché fare un campionato fuori casa è difficile, oggi pensa che noi giocavamo in casa, quindi vincere 1-0 oggi vuol dire che il Portici sta concentrato e venire a Bolla, dove non abbiamo mai giocato, abbiamo giocato solo con il Virtus Bolla in casa loro, quindi fare una partita del genere da grande squadra non è facile. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della prestazione della tua squadra? Noi abbiamo abbiamo una squadra che do mercoledì ha giocato in Coppa Italia, quindi venivamo da una partita a San Ciro che te lo sai bene, no? Mi è piaciuto tutto perché oggi la squadra è stata applicata, è stata concentrata, non abbiamo fatto nessun errore, siamo stati messi bene dal punto di vista difensivo, possiamo fare qualche ripartenza e sfruttarla nel migliore dei modi, abbiamo lasciato solo qualche giocata agli avversari. Io dico che oggi il Portici mi è piaciuto. E in conclusione adesso avrai tutta la settimana a disposizione per preparare una trasferta difficile come quella di Forio. Ma abbiamo una trasferta tosta come tutte le partite, ma oggi vediamo squadre che stanno su in classifica, vediamo 4-5 squadre in pochi punti. Regna l'equilibrio, Mary. Nicolas Pesce, che pensi della tifoseria? Della nostra tifoseria? Certo. La nostra tifoseria sono ragazzi stupendi, ci sostengono sempre, ogni domenica, anche quando abbiamo avuto quel periodo, siamo calati un po', ci hanno sostenuto comunque, ci sono venuti a parlare, ci hanno dato dei consigli, magari ci siamo detti quello che pensavamo a vicenda e abbiamo risolto. Ora che periodo bello, è questo passato. confronto chiaro, però. Molto fiduciosi. Nel corso della stagione, Nicolas, ci stanno i momenti, le flessioni positive e negative, sta nella maturità, come l'ho detto prima, sia della dirigenza sempre vicino alle esigenze, ma soprattutto nella tifoseria che vi segue, passionale, casa, trasferta, durante le amichevoli, sempre. Anche gli allenamenti sono sempre presenti. Veramente un saluto a Stefano Moccia, al gruppo WAP02, a Peppe La Rosa, grande nostro, la voce, il leone di Afragola. Allora, Nicolas, per la gioia dei tanti tifosi rossoblù, in questo momento accendiamo i riflettori sulle immagini della gara vinta. Che gara è stata? Guarda, 3-0 contro il Piemonte, con degli ex che hanno cambiato casacca in questi ultimi giorni di mercato. Sì, grande, Gennaro Simoretti e Gaetano Toscano subito però... hanno cambiato squadra e hanno giocato contro due grandissimi amici, due brave persone prima del calcio e due buoni giocatori. Abbiamo giocato contro, è stata una partita, guarda, il risultato è un po' bugiardo perché non è stata questa partita giocata benissimo tecnicamente da noi, però come diceva prima il presidente, è una grande squadra, anche giocando male vince le partite, quindi non ci nascondiamo. Non ci nascondiamo, rientra il bomber Caro Danuto. In quel periodo in cui c'è stata quella leggera flessione soltanto di risultati, che aria si respirava nello spogliato, perché c'è l'impegno durante la settimana ma non arrivano i risultati. No, vabbè, l'assenza di Pasquale si sentiva sia
nel campo sia, ma come persona proprio lui in mezzo, certo, al campo, no? Che ci dà indicazioni con la sua esperienza e con la sua, insomma, questo è stato fondamentale l'apporto dei uomini di esperienza. Abbiamo citato Simonetti, approdato al Toscano, approdato al Piemonte, ma anche Castillo, l'attaccante Castillo, sì, che ha approdato al Casoli. Un gruppo di amici innanzitutto che lascia il gruppo, sì, a cui auguriamo le migliori fortune. È innegabile che è tempo di mercato. Caro De Ruti, in gran spolvero, il capocannoniere del torneo. Avere tra le proprie file un bomber, caro De Ruti. Borrelli ritorna al gol, splendida questa doppietta. Sì, una coppia d'attacco niente da male in casa fragolese. Pasquale e Borrelli poi si conoscono da un sacco di tempo. Hanno fatto già, mi sembra, 20 gol in due. Sì. Non li scopriamo noi, quindi speriamo che arrivano anche altri giocatori che possono darci ancora una mano. La società sonda il mercato naturalmente alla ricerca degli elementi giusti per poter dire la propria fino alla fine. Mister Lamano, il tuo pensiero su queste immagini? La Fragolese, come sai, è nella mia squadra. Sono tifoso della Fragolese, ci ho giocato per 3 anni quando facevo la Serie C, però diciamo che una squadra è un blasone in questa categoria, secondo me ci deve stare di passaggio per la tifoseria che c'ha, per tutto quello che c'è intorno a questa Fragolese. Però c'è la squadra del presidente qua che è dura da battere, infatti se la gioco, secondo me se la possono giocare tutte e due, non c'hanno qualcosina in più delle altre. Festival del gol, dicevamo Nicola, ma se non sbaglio 6 gol annullati per fuorigioco in questa partita. No, mi sembra 3 o 4. 3 o 4 sono tantissimi gol. Ho perso il conto dei gol annullati nel corso della gara. È stata una partita divertente, dai. Sì. Gli ispettori non si sono di certo annoiati. Abbiamo visto prima inquadrato Di Paola oggi da un sito si è riportato un interessamento declarato, ma si smentisce questa trattativa perché è un punto fermo della Fragolese, da Fragola assolutamente non si muove, conosci benissimo perché avete giocato assieme scorsa stagione ad Itri. È negabile, fa piacere l'interessamento, ma un contatto non c'è stato, è un punto fermo della Fragolese. Sicuramente Antonio è un mio grandissimo amico, è un fortissimo giocatore, è normale che le squadre di Serie D o anche Serie C lo vengano a cercare, però io spero che resti con noi e penso che resti con noi sicuramente. Resterà sicuramente ad Afragola. Abbiamo parlato dell'ingresso di Caro De Ruti. Tuo avviso, Nicolas, dall'altra tua esperienza, un tuo giudizio sui ragazzi insieme alla Fragolese in questa stagione? I ragazzi? Sì, gli under della Fragolese. I ragazzi della Fragolese, gli under sono... Abbiamo il portiere Gaetano, che già lo conoscevo, che è un buonissimo portiere, poi non voglio fare nome per nome, però... La società ha scelto benissimo questi ragazzi, devo dire veramente. Altra prodezza di Caro De Ruti, questo è il gol del 3-0. Sì, praticamente l'avversario si era messo sul palo, lui gliel'ha messa sopra. Senti, invece del Piemonte in questa lotta salvezza, il tuo giudizio? No, il Piemonte si è rinforzato con gli arrivi che dicevamo prima di Gennaro e di Gaetano. Secondo me può arrivare una salvezza veramente tranquilla. Torniamo alle immagini del pre-gara, prima dell'intervista ancora Gerry. Torniamo al campo, l'immagine, perché c'è un'azione, un'immagine regalata al nostro inossidabile Fiorentino Di Ruggero. L'abbraccio della tifoseria, quindi diamo lustro alla tifoseria della Fragolese. L'abbraccio della tifoseria, siamo ai momenti finali, al pubblico, al numerosissimo pubblico del Papa di Cardito. Questa è l'esultanza del tifo organizzato. Si è non ricompattato, ma c'è un unico gruppo, squadra, società, tifoseria per un grande obiettivo finale. Nicolas, sì, guarda, si vedono dalle immagini come ci sostengono i nostri tifosi, vogliono che fine partita ci mettiamo lì a cantare e gridare insieme a loro per tutte le vittorie che sicuramente continueranno a venire. Diamo un attimo il sonoro, Gerry, alziamo il sonoro e ce lo godiamo insieme. Immagini belle dal Papa di Cardito, Mister Suppa portato in trioppo, lo staff, tutti i dirigenti, il gruppo, il magazziniere certamente.
È un gruppo importante, Nicolas, davvero, sono tutte le condizioni per far bene ad Afragola quest'anno. Sì. Ascoltiamo allora la voce ai protagonisti, Mister Suppa. Siamo tornati, diciamo, a vincere un pochettino le partite come facevamo all'inizio, anche se sotto l'aspetto della qualità stiamo ancora un pochettino indietro, perché io credo dobbiamo migliorare un pochettino la prestazione. È vero che oggi abbiamo vinto 3-0, però non è venuto tramite una prestazione come piace a me. Io credo che dobbiamo lavorare tanto per continuare a sfoggiare prestazioni come le abbiamo fatte all'inizio. È vero che abbiamo giocatori, purtroppo vengono da periodi dove non si sono allenati, come Pasquale Caratenuto, qualcuno si sta sacrificando, però non deve essere una giustificazione, perché io credo che la qualità la dobbiamo esprimere, perché questa squadra ha tanta qualità. Mister, infatti la prestazione magari non è stata le migliori, sono stati tanti passaggi sbagliati, soprattutto negli ultimi 30 metri, però ci sono comunque da notare ben 4 reti annullate dall'arbitro e quindi tanta mole di gioco lavorata dai suoi quest'oggi. Sì, abbiamo creato, diciamo, tanto, però non con la prestazione, come ho detto prima, come dico io, tramite il gioco. All'inizio abbiamo cercato sempre con la palla lunga, che a me sinceramente non è che mi esalta tanto. Io posso capire la palla lunga quando facciamo un giro di palla veloce dove riusciamo a trovare l'uomo esterno libero, ma se siamo lenti e poi devo lanciare, quelle sono cose che a me non piacciono. Perciò è vero che abbiamo creato occasioni, abbiamo fatto 3 gol, però non tramite il gioco, come dico io. Mister, adesso testa alle prossime 2 partite di campionato, saranno 2 match intensi, il primo contro la Marignanese in trasferta e poi il 18 dicembre col San Giorgio. Quando sarà importante vincere questi prossimi 2 match e magari chiudere il 2016 in testa alla classifica? Ma noi ce la curiamo, innanzitutto già domenica andiamo a Marigliano, dove so che la Marignanese in casa ha perso una sola partita, se non erro proprio col Savoia, dove il Savoia ha dovuto sudare per vincere quella partita, perciò già sappiamo che andiamo a affrontare un'ottima squadra in casa. Per quanto riguarda il San Giorgio, poi ci penseremo dopo, sappiamo che sta facendo un grande campionato, poi quando arriverà questa partita vediamo in che condizione stiamo di classifica. Comunque noi, come sempre in casa, giochiamo sempre allo stesso modo, sia con il San Giorgio oppure con il Piemonte, dobbiamo dare sempre il massimo, perciò adesso vedremo quello che viene e ci prendiamo. Grazie. Con Pasquale Carotenuto, attaccante della Fragolese, Pasquale, hai regalato una perla nel finale sancendo di fatto il 3-0, però la cosa più importante è che la Fragolese continua a vincere e si afferma nelle posizioni alte della classifica. Quella è la cosa fondamentale e importante. Per quanto riguarda il gol, lo sai, per me e per quasi tutti gli attaccanti è sempre bello, perché ti aiuta a stare bene, quindi è secondaria come cosa, però l'importante è sempre importante è che vince la Fragolese. Pasquale, tante sono state le occasioni create quest'oggi, però a volte è mancato, diciamo, il passaggio decisivo che consentiva agli attaccanti di andare maggiormente in rete, però alla fine il risultato vi ha premiati, merito comunque di voi davanti, che comunque vi state sbloccando, importante anche la doppietta di Borrelli. Assolutamente sì, sono felice per Luca, ma io sono felice per tutti, perché i miei compagni di squadra per me sono la mia anima. Senza di loro, senza ogni singolo giocatore non si va da nessuna parte, bisogna sempre lottare tutti per il verso giusto. Sicuramente dobbiamo migliorare un po' e stiamo peccando un pochettino, forse ma un pizzico di egoismo, però ci sta, dai, perché comunque ognuno vorrebbe a un certo punto prendere gloria, fare gol, e tante volte li capisco, però magari sull'1-0 bisogna prima mettere in cassa la partita, poi dopo magari si pensa un po' di personalismo, però ripeto, lo capisco. Gli chiedo scusa a qualcuno se l'ho rimproverato in campo, perché la voglia è tanta quella di vincere, non per fare gol, ma magari pure sul 2-0 si poteva far fare gol un altro, è uguale, l'importante è chiudere le partite. Pasquale, adesso testa alla insidiosa trasferta contro la Marignanese, la Fragolese dovrà giocare appunto con la Marignanese e poi col San Giorgio per chiudere al meglio il 2016. Assolutamente sì, vogliamo fare un Natale felice e questo ci darà solo, lo faremo solo se prenderemo risultati a Marigliano e in casa con il San Giorgio. Noi lavoreremo in questi 15 giorni al massimo insieme al prof, al mister e a tutto lo staff, cercando di portare questi 3 punti a casa domenica e poi pensiamo a San Giorgio. Siamo con il presidente della Fragolese, ingegner Massimo Esposito. Presidente, la Fragolese continua a vincere e si mette lì in testa alla classifica in attesa delle partite di oggi.
Sì, oggi una buona prestazione, già i ragazzi hanno fatto una partita equilibrata, impostata bene, il risultato ci ha visto premiare, anche se in qualche occasione abbiamo rischiato, loro hanno preso due traverse, ma comunque sono contento della prestazione. Presidente, forse si poteva fare un po' meglio, soprattutto nelle occasioni avute, ci sono stati tanti sbagli, soprattutto negli ultimi 20 metri che non hanno permesso alla Fragolese di dilagare come fa sempre in casa. Sì, bisogna concludere e chiudere le partite prima. Noi in verità l'abbiamo chiuso al secondo tempo, quando nel primo tempo potevamo in più occasioni passare con il secondo gol. I ragazzi comunque devono capire che domenica dopo domenica le partite si devono affrontare con la massima grinta e con la volontà di chiudere quanto prima possibile. Ora a testa le prossime due partite di campionato, la Fragolese vuole chiudere al meglio il 2016 per poi aprire l'anno nuovo, il 2017, magari in testa alla classifica. Sì, ci rimangono altre poche partite, speriamo bene di affrontarle come queste oggi, poi l'ultima partita sarà quella con San Giorgio, che credo probabilmente sarà lo scontro diretto per stabilire chi sarà la vincente del campionato di andata. Siamo con il tecnico del Piemonte, mister Giovanni Durazzo. Mister, una buona prestazione dei suoi, gli innesti sembrano essersi già integrati nel progetto Piemonte, peccato che di fronte però c'era una signore squadra come la Fragolese. Sì, il problema è che per quanto riguarda noi diciamo che ieri abbiamo fatto il primo ed unico allenamento della settimana tutti quanti insieme, quindi una semplice rifinitura dove potevamo vedere più o meno pochissimo e siamo andati subito in campo e pronti via la Fragolese. Eccoci rientrati subito, in bocca al lupo naturalmente al Piemonte, alle Speranze e Salvezza alla luce degli ultimi arrivati. Presidente Ragusto, abbiamo parlato del vertice dell'equilibrio, ma nessuno nomina il San Giorgio. Una signora squadra, 8 vittorie consecutive, fermata al Conte, dal Mondragone, però occhio anche al San Giorgio. Sì, no, ma mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché il San Giorgio, no, lo senti il presidente che dice abbiamo fatto un buon punto, Savio, vabbè, San Nataro, ci conosciamo benissimo, un altro che no, tutto bene, sono contento, ma in realtà è vero, nessuno li nomina, ma il San Giorgio è una delle autorevoli candidate al passaggio di categoria. È inutile che si nascondono, che fanno queste operazioni di minimal, bisogna dirlo, non lo dico solo come battuta. Stesso colpo della prima giornata, ma guardate, il San Giorgio, in fase di mercato. Il San Giorgio l'anno scorso ci ha eliminato dai playoff, forse ce lo dimentichiamo, il San Giorgio l'anno scorso è arrivato ai playoff in punta di piedi, in silenzio, e mi sembra che sia andato a giocare con la Sicula Leonzio, sia andato a giocare uno dei passaggi per la Serie D. Ciao. Quest'anno domenica era primo in classifica, adesso è secondo a un punto, però effettivamente anche tra gli addetti ai lavori eccetera, vogliamo la Fragolese, il Savoia, il Casalnuovo, il Portici, cioè, tutti dimenticano il San Giorgio che è lì ed è una delle squadre con grande equilibrio che è lì anche lei. Salutiamo gli amici del San Giorgio, il presidente Figo e il mister Savio Sarnataro. Mary, ultimo break della nostra diretta, non cambiate canale, messaggeria al 347-038-4284, linea alla pubblicità. Pubblicità. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità. E perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Da Memio Paz si mangia bene, cucina tipica napoletana, pizze e friggitoria anche da asporto. Potrai gustare la birra alla spina. Memio Paz vi aspetta a Cicciano con le sue 1000 specialità, una più golosa dell'altra.
pizzeria da Mimmio Pazzi e a Cicciano in via Caserta. Eccoci rientrati in studio, 347-038-4284, il numero per poter mandare messaggi in diretta, stanno arrivando tantissime, a breve le leggeremo. Mary? Commentiamo le immagini del Nola con Mister Lamanna. 2-2 mister, tra il Nola e Sorrento, una gara preannunciata alla vigilia dal presidente Allocca che aveva caricato i suoi ragazzi. Vediamo le immagini, 2-2 il risultato finale. Un tuo giudizio sul campionato di Nola e Sorrento? Proprio stasera stavo parlando con Simonetti. Grande, felice Simonetti. Grande Simonetti, veramente grande. Anche ha fatto, che poi ieri ha fatto pure gol, ha fatto 2-2. Niente, Nola... la linea verde del Nola, possiamo dire, mister. Tu conosci l'ambiente, complimenti alla linea verde. Giovani di valore, sì, che stanno mettendo in luce in questo inizio di stagione. Quest'anno diciamo che potevano fare solo questo, pure perché si sono trovati un po' spiazzati pure per... qualcuno si è allontanato dalla società, ma il presidente Allocca sta facendo un buon lavoro e ha scelto dei giovani interessanti, sinceramente, tipo Simonetti, che è un giocatore che in Serie D faceva gol e ne ha fatti. È locale, hanno preso qualche ragazzo che stava fuori in qualche settore giovanile importante, l'hanno riportato a Nola. Diciamo che Nola quest'anno stanno andando oltre le aspettative per quello che stanno facendo. Mister Marotta e Simonetti, la coppia che sta facendo sognare Nola, giovane di valore, la società punta su questi ragazzi, i risultati stanno arrivando, un 2-2 ha sprombattuto, un bel risultato contro il Sorrento che naviga al secondo posto in classifica, e complimenti a questo al campionato dei ragazzi di mister Recovino. Certo, stanno, vedo, te l'ho detto prima, stanno facendo un lavoro strepitoso, veramente un lavoro con tutti, a Covino specialmente, con tutti questi ragazzi, qualcuno l'ha portato lui, qualcuno, la società l'ha riportato dalle società importanti che c'erano, tipo Marotta, Simonetti e qualche altro giovane. Il Nola, che si può dire, il Nola sta facendo benissimo. Spero che arriva quando meno ai playoff, perché è una squadra bella. Si sono rinforzati pure di più adesso in questo mercato, prenderanno ancora qualcosina, sempre come giovani, sinceramente. E poi hanno un pubblico importante, un pubblico, il Nola è una piazza importantissima. Credo che Nola, pure nell'altro girone, è una società fortissima in tutti i sensi. Nola ben attrezzata, le mire della dirigenza sono ben precise a fare un campionato tranquillo, però i risultati stanno arrivando e nelle ambizioni della società puntare ai playoff. Colleghiamoci con la sala stampa per vedere quanto realizzato al tipico fischio finale. Termine di questo pareggio tra Nola e Sorrento, un pareggio che consolida le ambizioni velleitarie del Sorrento, ma occhio a questo Nola che in silenzio sta conducendo un signor campionato. Bene. Sì, nei primi 20 minuti più che sciocca hanno giocato anche loro molto bene, dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare. Noi eravamo molto impauriti, il primo gol di Favetta spettacolare, il secondo è stata una bellissima azione, poi ci siamo un attimo, credo, riorganizzati e abbiamo giocato al solito modo, col solito cuore. Questa è una squadra che non si fa mettere sotto da nessuno, a meno che non incontra qualche signore arbitro che voglia fare il protagonista, come è stato domenica scorsa. Speriamo che davvero gli arbitri non facciano i protagonisti e vengono tutelate le società, perché fanno sacrifici per un campionato degno delle loro ambizioni.
dall'ottimo campionato del Nola, ahimè, si piange in casa Vico. Mister Lamanna, questa sconfitta col Castel San Giorgio pregiudica i piani di salvezza, perché la classifica è deficitaria, un penultimo posto in classifica con 8 punti. Le armi per in casa di nascita Vico, un campionato che è nato male, si cerca di fare quadrate intorno a questo gruppo, ma questa sconfitta è una sconfitta pesante. Sì, diciamo, le sconfitte in casa sono tutte pesanti. Tutte pesanti, sicuramente. Sì. Poi per quanto riguarda, anche se c'hai pure una classifica... Era uno scontro diretto, era uno scontro diretto questo, contro il Castel San Giorgio. Però a Vico sono duri a morire, a Vico se la giocheranno fino alla fine. Poi hanno un campo che, diciamo, un campo di patate, non è facile andarci a giocare. Se specialmente le squadre che più attrezzate troveranno difficoltà. E loro in casa se la giocheranno fino alla fine, sinceramente, Vico. Saluto gli amici della Rinascita Vico, all'avvocato Ciccone, al mister Casaccio, facciamo quadrato intorno a questo gruppo. Era pesante la sconfitta, perché, come ricordava il mister, uno sconto diretto. E nelle corde, ragazzi, stringete i denti, che davvero sono le possibilità per una uscire dalle sabbie mobili di questa classifica. Non la guardiamo, perché è bella pesante. Colleghiamoci con la sala stampa della Rinascita Vico per vedere e raccogliere le testimonianze al vivo raccolte dal nostro inviato Simonetti, se non sbaglio, lo salutiamo, il nostro inviato della Rinascita Vico. No, penso sia stata una volontà di Alessandro, una persona che stimo tanto, sia come portiere che come giocatore. Non tocca a me giudicare le manovre di mercato, sicuramente è una grande perdita, anche se il portiere che abbiamo preso, Mimmo, è un portiere di categoria. Siamo qui con mister Amaranto, il Castel San Giorgio coglie 3 punti importanti in casa del Vigo nella lotta a salvezza, un commento alla gara. Sì, abbiamo fatto a mio avviso una buona partita, abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto senza soffrire tanto. Diciamo che il Vigo non ha avuto tante occasioni per poter mettere in carreggiata la partita, forse solo in ultimo quella traversa scheggiata da calciatore che adesso non mi ricordo chi era. Quindi per noi sono 3 punti fondamentali, anche perché sinceramente fino ad ora avevamo raccolto meno di quello che avevamo. Saluto in bocca al lupo gli amici della Rinascita Vico. Sta arrivando il momento del Casoria. I filmati sono tanti, ma li seguiamo tutti e qui cerchiamo di dare spazio alle tifoserie. Tanti messaggi di incoraggiamento e saluto ai nostri ospiti studio. Dalla domanda di Mary, preannunciamo la prossima gara. Mary. Mister Lamanna, c'è la concorrenza di Albanova, Villa Literno e Cicciano. C'è da divertirsi anche nella giornata di promozione. Forse è coraggio. Forse è coraggio. Chi mi dà più l'evento? Godi. Adesso si sta inserendo pure in Casal Nuovo. L'Olimpia, diciamo, Casal Nuovo. L'Olimpia Casal Nuovo, sì, esatto. Si stanno inserendo tutti. Questo è un campionato dove siamo tutti a un punto. Non, cioè, fai più vittorie fai, ma dietro nemmeno molla di un centimetro. Speriamo che... arriveremo noi tra le prime, voglio dire. Cicciano Corsaro in quel di Godi. Jerry, vediamo le immagini di questa vittoria pesantissima per i ragazzi di mister Peluso. Mister Lamanna, continua questo equilibrio in vetta, ma è negabile questa vittoria, una vittoria pesantissima in trasferta. Sì, ma Cicciano è una squadra fortissima, una squadra, secondo me era la squadra più attrezzata per fare bene. C'ha giocatori importanti, c'ha Mollo, Cerrato, è una squadra attrezzata per vincere. Viene dall'anno scorso, ha perso i playoff l'ultima col Nola e niente, diciamo che sta là a un punto e non molla e non può mollare per i ragazzi che c'hanno. Il Casoria vola, ma altrettanto il Cicciano dà un chiaro segnale al campionato: vincere in trasferta contro la Virtus Godi, Corsara, lo ricordiamo, 7 giorni prima a Villa Literno, è un chiaro messaggio al campionato. In tribuna abbiamo visto il presidente tipo dell'Albanova, c'è interesse intorno a questa squadra? Ma il Cicciano è la squadra più attrezzata, anche il Godi io l'ho vista proprio a Villa Literno la partita, il Godi ha giocato benissimo, ha fatto 4 gol fuori casa, non è facile fare 4 gol poi a Villa Literno, in un'altra squadra che non avevamo messo nemmeno, eppure lei sta là a 3 punti da noi, non è facile, il Godi... è una squadra fortissima anche il Godi, sinceramente. Ma il Cicciano, che secondo me è quella più attrezzata di tutti. 3 punti pesanti in casa biancorossa, vediamo quanto realizzato. Un saluto affettuoso a tutti gli amici del Cicciano che stavano in ascolto. Ricordiamo il presidente Vacchiano, ospite dei nostri studi. 7 giorni prima abbiamo portato fortuna, splendida vittoria a Santa Agata dei Godi. In un campo in cui difficilmente la Virtus perde punti.
Sì, sicuramente Sant'Agata è un campo difficile. Oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante, una grossa società, un grande allenatore come Facchino. Ci prendiamo questi 3 punti dopo aver fatto una grande gara e meritati. Un in bocca al lupo agli amici del Cicciano, è arrivato finalmente il momento del Casoria. Mister Lamanna. C'è pure soprattutto c'è il Casoria. Mister, allora, commentiamo queste immagini, quanto era temuta la vigilia questo incontro? Ma gli incontri sono tutti temuti, perché partono tutti dallo 0-0. Non perché ci chiamiamo Casoria, partiamo da 1-0. Noi dove andiamo? Carlo Gioielli? Gioielli è un Gioielli davvero. È un ragazzo che sta facendo bene, da quando so che noi sta facendo benissimo. Adesso incomincia pure a fare gol che dire, continua così. Mister, arrivano tanti messaggi, un saluto a mister Sant'Anastasio del San Vitaliano, un complimento per il grande campionato del Casoria. Avere la stima dei colleghi è fondamentale. Sì, pure perché Sant'Anastasio sta facendo benissimo. Sant'Anastasio ha fatto 6 partite, ha fatto 5 vittorie e un pareggio e sta facendo benissimo. Per fortuna non è andato dall'inizio. E, niente, che dire, noi facciamo bene, è una squadra che gioca bene. Ci sta andando tutto bene, è un periodo che ci va bene tutto. È un periodo, mister, che va bene tutto. Allora, invece della Maceratese, anche qui ci siamo trasferiti al terra di lavoro a Marcianise, continuano le difficoltà nel giocare dal proprio campo. È innegabile questa vittoria, lancia davvero a mille queste le tue ambizioni. È un campo difficile, conquistare 3 punti, davvero consolida questo progetto della dirigenza. Sì, noi, l'ho detto prima, noi veniamo da una prima categoria, vinta l'anno scorso, cioè vinta ai playoff. È una squadra nuova, tutta nuova, ci sono solo 2 rimasti dall'anno scorso, Simonetti e Amoroso, poi il resto è una squadra che abbiamo fatto piano piano, in ritardo con gli altri, perché noi abbiamo giocato fino a fine giugno. Per fortuna abbiamo scelto bene i ragazzi e siamo sempre una matricola, anche se siamo il Casoria. Ci siamo attrezzati bene, sinceramente, non è che ci nascondiamo. L'arrivo di Castiello, permettimi, unito all'esplosione, alla riconferma, nessuna esplosione del grandissimo attaccante Nucci, il Casoria ha un tridente d'attacco, niente male. Nucci, Gioielli, Castiello, fa sognare tutta Casoria. Sì, sinceramente Castiello è un ragazzo importantissimo per l'eccellenza, figura da noi in promozione. Un ragazzo che ho voluto fortemente, io la società mi ha accontentato, un ragazzo d'oro, poi come calciatore è uno che fa la differenza in eccellenza, sinceramente, per fortuna l'abbiamo preso, che così ci dà una mano ancora in un attacco, siamo un attacco esplosivo, abbiamo fatto 38 gol in 13 partite, 12 mi sembra ne siano. 38 gol non è facile farli. Lui è venuto ancora a rinforzarci ancora di più in questo attacco esplosivo, sinceramente. Per la gioia di tifosi viola, un successo importantissimo. La dirigenza è intervenuta sul mercato con degli innesti di spessore, dal portiere Loffredo all'attaccante Castiello. Continuano le immagini, mister. È davvero a questo punto una rosa ampia e competitiva. Disporre di una rosa competitiva è fondamentale, perché il torneo tra squalifiche e infortuni ha bisogno dell'apporto di tutti, da chi va in panchina a chi scende in campo. Sì, pure perché diciamo che non è che abbiamo bisogno ancora di qualcuno, perché siamo giusto 10 over, non è che ne siamo tanti, abbiamo bisogno ancora di attrezzarci, ancora prendere qualcosina. Però ti posso dire, è una formazione ben attrezzata per fare bene. Non ci nascondiamo, noi abbiamo di tutto per giocare. Noi abbiamo un pubblico e giochiamo sempre in casa, a differenza di altri. Noi o in casa o fuori casa ci seguono sempre in massa, sinceramente. Fuori casa 100 persone, 150 li facciamo quasi sempre. Sempre? Sempre. In casa giochiamo con 400, 500, a volte pure 1000, che in una categoria di promozione non è che si vedono. Nemmeno nei professionisti si vedono questo pubblico così. E poi ti danno una carica, ti danno quella passione, quella cosa in più che altre squadre non hanno, sinceramente. E i siti di seconda giovinezza, standing ovation per l'attaccante Nucci, mister.
L'aver puntato su Nucci dal primo momento è fiducia, un attaccante che ha bisogno di nuovi stimoli, nuovi ambienti. Ha trovato l'ambiente giusto dopo una stagione in chiaroscuro con lo Stasia, San Giorgio, ricordiamo le ultime esperienze, un attaccante di grandissima esperienza a Casoria e riesploso. È un ragazzo che è cresciuto con me, sinceramente. Io ci ho puntato molto, anche perché l'ho preso quando ero ragazzo in seconda categoria con il Brucusianum, se non mi sbaglio. L'ho portato a San Anastasia e fece 18-19 gol. Lui e Scippa avevo di punta, sinceramente. È un ragazzo che conoscevo e ho puntato tutto su di lui. Anche se non è più un ragazzino, però è uno che ti fa la differenza, uno che ti sta sempre là. Gol di Castiello, hai citato Castiello, primo gol in maglia viola per Castiello, appena arrivato subito impatto nella gara. Castiello è un grande, sinceramente è un grande, è un ragazzo che un ragazzo d'oro, sinceramente. È uno che quando vede la porta ti fa gol, ha dei colpi così, è un colpi da campioni che ti risolve la partita. Nicolas, il tuo in bocca al lupo a Castiello in questa nuova realtà, vediamo il primo gol in maglia viola. Nicolas, Castiello faceva bene, in eccellenza fa la differenza soprattutto in promozione. Sicuramente, è un buonissimo giocatore Antonio, non lo devono far girare perché appena si gira e tira prende la porta e gol. Prende la porta e gol anche qui Jerry, andiamo con lo sonoro, con gli ultimi momenti, le ultime immagini, siamo al triplice fischio finale, ci vediamo l'esultanza del popolo viola di fronte al cospetto di pochi presenti perché la gara era a porte chiuse, quindi si decide questo incontro. Giustamente mister Lamanna che richiama l'applauso dei giocatori davanti ai tifosi accorsi a soffrire in silenzio e ricevere il meritato applauso finale. Colleghiamoci con Macerata, con terra di lavoro per vedere le emozioni a caldo, tipici fischio finale. Un buon avversario, sinceramente mi aspettavo una squadra più leggera, invece è una squadra che in casa si fa valere, ci sono volute le nostre belle forze per tirare fuori questa partita e vincerla. Partita infatti molto ostica, dopo il 2-0 la partita poteva sembrare in discesa, invece poi è arrivato subito praticamente il gol loro e nella ripresa effettivamente si è un po' sofferti, poi però la maggiore qualità tecnica dei giocatori che hai tu a disposizione praticamente si è vista e alla lunga ha premiato i viola. Sì, siamo partiti bene, poi dopo volevamo amministrare un po' la partita perché siamo partiti proprio a mille, poi dopo sul nostro svarione loro hanno fatto gol, ci hanno pure creduto loro nel pareggio, però noi poi dopo abbiamo velocizzato un'altra volta e non c'è stato più gara. Mi sa anche oggi assegno il tridente, assegno anche il neo acquisto Castiello, un attacco davvero stellare quello del Casoria. Ma noi giochiamo sempre in avanti, infatti io i difensori non ne ho presi, io prendo solo gente che va avanti e che mi devi fare gol, perché le partite si vengono a fare gol. Non... Strano che lo dica un ex difensore peraltro arcigno come te, mister. Sì, ma una volta si giocava per i due punti, adesso per i tre punti, da quando ci sono i tre punti è cambiato di tutto. Adesso bisogna solo giocare per fare gol e meno difendersi, tanto devi fare tre punti in tre partite, ne perdi due, ne vinci uno, fai sempre tre punti, tanto vale giocartela fino alla fine. Rientriamo in studio, leggiamo i messaggi che sono arrivati per i nostri ospiti in studio. Abbiamo salutato il mister Sant'Anastaso, grazie mille, forza Portici. Vediamo cosa scala. Sono un tifoso del glorioso Portici 1906, ho notato che le altre squadre giocano sui campi peggio del San Ciro di Portici. Non capisco perché la nostra squadra giochi le partite in casa in campo neutro. Per il presidente Ragusta, presidente, in sintesi, la questione campo è una questione che non le abbiamo. Il messaggio è bello preciso: si richiede via voce di tornare quanto prima al San Ciro. Sono costretto a ripetermi, la squadra nostra è una squadra di anche investimenti importanti, che ha una cifra tecnica importante, io mi devo anche rimettere a quelle che sono anche alcune decisioni tecniche, cioè è un campo purtroppo, se lo vedi da lontano e vedi il San Ciro, sembra un campo verde, ben tenuto, eccetera. Ci vai sopra e ti rendi conto che è pieno di buche, chiunque viene a giocare a Portici e gioca sul San Ciro finisce la partita, entra e dice: presidente, ma come facciamo a giocare in Coppa Stuma? Certamente noi siamo i primi, io lo ripeterò fino alla noia, guardate che noi se non ci danno San Ciro va in crisi tutto il progetto, siamo i primi a voler giocare lì, però
se noi abbiamo degli obiettivi ambiziosi, allora dovremmo giocare al San Ciro quando, non so, vogliamo giocare contro il Napoli, contro squadre che hanno cifre tecniche importanti, allora giochiamo al San Ciro, così li mettiamo in difficoltà. Chiaro. Con le squadre medie, senza voler offendere nessuno, di bassa classifica, prima di andare in difficoltà siamo noi che non riusciamo a giocare. Questa è la verità. Poi... Chiaro, Presidente, chiaro, chiarissimo. Ultima diretta telefonica con il vicepresidente del Pomigliano, Felice Pipola. Pronto, buonasera. Buonasera Mario. Buonasera e ben ritrovato, siamo alle battute finali della nostra diretta. Era doveroso il tuo intervento per ricordare il nostro messaggio. Peppe, non mollare, no alla SLA, commentando con le immagini di quanto visto ieri. Sì Mario, ieri abbiamo fatto questo messaggio importante per Peppe. Ringrazio la sorella. Mi senti Mario? Sì, sì, ti stavo ascoltando. Sì. Ringrazio la sorella per essere stata con noi al campo. Il messaggio chiaro che è stato lanciato ieri dallo stadio Cocobato: Peppe, non mollare, siamo tutti con te. Stare al centro del campo è stata donata una targa alla maglia. Abbiamo ascoltato le parole di Filli. Il tuo pensiero, Felice? Mario, il mio pensiero è in quel momento le parole di Filli piangevo anche io, perché è un momento che non ci sono da dire parole, stare solo vicino a questa famiglia, e il mio pensiero è tutto dedicato a Peppe, per noi sia la società che il presidente siamo vicini a Peppe. È l'inizio di una serie di iniziative, stiamo organizzando anche un evento, coinvolgeremo la città di Pomigliano e non solo. Felice, la famiglia Panico risponde presente, bisogna sempre dare un concreto aiuto, sostegno a chi sta vivendo un periodo difficile. Il Pomigliano ha lanciato il primo messaggio, spero che anche altre società si accodino quanto prima e diano il loro sostegno, non soltanto economico, ma anche sostegno in termini di vicinanza a chi sta attraversando, come ricordarci citato più volte, un periodo difficile della propria vita. Sì Mario, stiamo organizzando un evento di fine anno con la società e con Filli per metterci ancora, per dare ancora più sostegno alla famiglia Panico e a Filli e a Peppe soprattutto, perché questo ragazzo sono 5 anni che lotta per una maledetta malattia che vigliacca, che l'ha colpito e non può andare più, non può fare più cose che faceva prima. Mi dispiace io sono qui, la società, il presidente, siamo tutti vicino a loro. Per le altre iniziative spero che le altre società risponderanno al nostro messaggio anche che abbiamo lanciato ieri dallo stadio. Felice, grazie del tuo intervento, il messaggio è bello chiaro. Grazie a te e buonasera a tutti. Ringraziamo il vicepresidente del Pomigliano, Felice Pipola, siamo alle battute finali. Il mio grazie va a Mary per la tua piacevole presenza, ci vediamo lunedì prossimo, coinvolgendo sempre di più i nostri telespettatori naturalmente. Senz'altro. Allora, un grazie a Nicola Specci, ringraziando la società della Fragolese per la tua venuta in studio. Nicola, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie, un saluto agli amici, tutta la tifoseria rossoblù. Buonasera, arrivederci. Un grande saluto, un ringraziamento a Vincenzo Tanzillo, non lo citiamo mai, per il contributo, interviste non solo, agli amici Borrelli e Stiletti. Grazie al presidente del Portici, Lorenzo Ragusta. Grazie a voi. Un saluto a tutti gli amici del Casorio, la Viola del Sud, sarò di parte, ma tifo fiorentina, quindi è un colore che vi affascina da sempre. Grazie al tecnico, all'amico, mister Vincenzo Lamanna. Mister, noi avevamo una piccola scommessa da mantenere, da svelare a fine campionato. Un in bocca al lupo, grazie per la tua venuta in trasmissione. Grazie a te che mi hai invitato. Grazie a Geri Ducci per la regia, a tutti i tecnici impiegati nel nostro fine settimana. Mary, siamo alle battute finali, chiudiamo con l'ennesimo messaggio, no alla SLA. E Peppe, non mollare, il pensiero della trasmissione va a Peppe Panico, a tutta la famiglia, a Filli, al fratello Raffaele. Diamo appuntamento lunedì prossimo. Un grazie e buonasera a tutti voi.